questo è il libro delle cornicette. E questa è la prima pagina. Questi sono i quadratini per cominciare. E questo è il quaderno vero di una bambina. Ecco, questi sono i quadratini del primo giorno per abituare i bambini a lavorare, ciascuno nel suo banco, con impegno. Questi sono il giorno dopo. Sono le cornicette salvatempo che insegnano a concentrarsi e a creare un po' di armonia nella classe. Ecco che qui scriviamo i numeri con ordine. Questo è il quaderno di seconda, in cui cominciamo abbastanza presto a mettere in colonna, perché il calcolo scritto è un gioco. Qui stiamo imparando il procedimento. Chi finisce presto a fare le operazioni passa a fare le cornicette. Questo è un quaderno di terza. Qui abbiamo il calcolo e qui la cornicetta. Questo è un mandala che si ottiene con il goniometro. Qui operazioni da studiare. E chi finisce presto fa il mandala. Invece questo è un disegno con il compasso. Questi sono altri disegni per passare il tempo. Ora proviamo a spiegare alla lavagna questo rosone. Allora io uso il compasso di classe, ma i bambini useranno il goniometro, che ha il raggio di 6 cm. A questo punto ciascun bambino con il goniometro segna i punti 0, 45 e 90. Si apre il compasso di una misura inferiore alla metà di ciascun arco. Così. Ora allarghiamo il raggio come vogliamo e tracciamo gli archi successivi.
non disponiamo di un compasso di classe, possiamo crearne uno di rudimentale con un pezzo di carta o di plastica.